Lei è una project manager e viene da Roma, lui invece è un maestro di sci e vive ad Alessandria. Simona Marcella e Alberto Picco non sono fidanzati, ma per una giornata sono stati compagni di viaggio e colleghi durante il test drive della Chevrolet Trax, il crossover compatto della casa statunitense protagonista dell'iniziativa Tester per un giorno. Vediamo insieme come se la sono cavata nei panni di giornalisti. Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati. Come promesso, per la puntata 300 ci sono tante sorprese. Ebbene, con l'iniziativa Tester per un giorno manteniamo le nostre promesse. Oggi siamo a Vignale Monferrato e proveremo con due protagonisti, ben due protagonisti, la Chevrolet Trax. La Chevrolet Trax, vettura compatta, crossover compatto della casa statunitense, che ha un'anima maschile e un'anima femminile. Ecco perché ci troviamo in compagnia di Alberto Picco. Benvenuto Alberto. Un saluto a tutti gli appassionati, sono di questa zona, vi invito a seguire questa interessante trasmissione. E siamo in compagnia di Simona che ci ha raggiunti qui in Piemonte da Roma. Benvenuta Simona. Grazie, un saluto a tutti, sono felice di stare qui oggi con voi. Abbiamo due tester per la giornata di oggi, due appassionati di motori, ognuno con le sue peculiarità. Andiamo subito a conoscerli e poi diamo il via alla giornata. Mi chiamo Alberto Picco, ho 46 anni e sono di Torino. Sono appassionato di molti sport attivi, oltre allo sci che insegno. Da 10 anni faccio kitesurf, che è di sicuro uno sport emozionante che vi consiglio di provare. Con l'auto ho un rapporto di vera simbiosi, non mi serve solo per spostarmi, ma anche per trasportare attrezzatura sportiva, dalle mountain bike agli sci al kite. Infatti sono veramente curioso di provare la Chevrolet Trax, perché secondo me incarna un po' l'attività che svolgo, ma anche la giusta misura, una macchina muscolosa, versatile e che va su ogni tipo di fondo stradale in totale sicurezza. Ciao a tutti, sono Simona, ho 34 anni e vengo da Roma. Sono un ingegnere delle telecomunicazioni e lavoro come project manager in una società di information technology. Sono appassionata di sport sia come praticante che come spettatore, ma la mia vera passione sono i viaggi e l'avventura. Per me il vero viaggio è on the road e da qui deriva anche il mio amore per i motori. Ho partecipato a Tester per un giorno perché ho sempre sognato di fare la giornalista e quindi quale migliore occasione per unire tutte queste passioni insieme. Era il 1935 quando Chevrolet inventò il suo primo SUV, si chiamava Suburban. Oggi proviamo uno dei suoi discendenti, Chevrolet Trax, e andiamo a scoprire con Alberto tutte le sue caratteristiche di modularità e spazio. La Chevrolet Trax è una linea che mi piace molto, è infatti una linea muscolosa senza essere troppo aggressiva. È compatta perché misura 4,30 m di lunghezza, è larga circa 1,70 m ed alta 1,70 m. Ma il suo punto di forza secondo me è la modularità e funzionalità interna. Poche macchine possono arrivare fino a 1400 litri di capacità massima di carico, tra l'altro abbattendo i sedili in forma frazionata, 2/3 e 1/3 quelli posteriori, e addirittura lo schienale del sedile del passeggero abbattibile in avanti. Questa immagine le consente di essere adatta a diversi tipi di pubblico, da chi è più sportivo a chi non ama avere una macchina troppo vistosa. E soprattutto la compattezza le permette di affrontare qualunque tipo di strada, percorsi difficili ed essere facile da parcheggiare pur avendo un'ampia disponibilità di bagagliaio di trasporto. Oggi stiamo provando la versione a due ruote motrici col motore 1.7 diesel da 130 cavalli, però la Trax ha una gamma molto ampia di versioni ed in particolare questo motore si può avere anche con la trazione integrale, utile per chi come me affronta strade innevate durante l'inverno, ed è anche disponibile sia con cambio automatico che manuale, sempre a 6 marce, e per chi lo volesse anche con un motore a benzina 1.4 e 1.6 cilindrata. Chevrolet Trax non è solo sportività, dinamicità e versatilità, è anche tecnologia, e per un'appassionata come me è davvero un punto di forza di questa autovettura. In questa versione infatti di serie è disponibile una nuova tecnologia che si chiama MyLink, che ti permette di restare sempre in contatto con il mondo. È possibile infatti collegare il tuo smartphone direttamente al touchscreen da 7 pollici tramite un semplice cavo USB o tecnologia Bluetooth. In questo modo è possibile trasferire contenuti di immagini, video e anche di foto direttamente sul touchscreen. Addirittura è possibile collegare anche 5 smartphone insieme oppure collegare direttamente l'iPod con una presa AUX.
Ma non finisce qui, perché questa tecnologia ci permette anche di trasferire il navigatore dallo smartphone al touchscreen. La macchina infatti non è dotata di navigatore di serie, ma in questo modo possiamo abbattere i costi semplicemente scaricando un'applicazione gratuita, BringGo. In questo modo le mappe vengono trasferite direttamente dal cellulare e è possibile utilizzarle anche in assenza di copertura di segnale. Per chi ha l'iPhone è possibile anche sfruttare il sistema Siri, che ti permette di inviare messaggi, effettuare chiamate o scegliere la propria musica senza utilizzare le mani, ma solo attraverso i comandi vocali. In questo modo non ti dovrai mai distogliere dalla guida. Allora Alberto, come ti trovi alla guida di questa Chevrolet Trax? È piacevole da guidare, in più considera che in un paesino così piccolo come sono i nostri borghi, le dimensioni compatte e squadrate sono facili da gestire. Il motore elastico, non è necessario cambiare sovente le marce, con 130 cavalli la macchina accelera da 0 a 100 in 9 secondi e 6. Bene, che ne dici adesso di fare provare anche a me questa macchina? Ah Simona, un po' di malavoglia comunque sì, ti faccio guidare volentieri la Chevrolet Trax. Finalmente anch'io sono alla guida di questa Chevrolet Trax. Devo dire che è molto comoda, quello che apprezzo di più è la seduta rialzata e gli allestimenti interni sono in tessuto e pelle. E devo dire sono molto accattivanti anche con queste impunture di colore blu. Il cruscotto ha sia una parte digitale che una parte analogica per quanto riguarda il contagiri. Per quanto riguarda questa versione 1.7 turbo diesel, la casa dichiara dei consumi inferiori ai 5 litri per 100 km e per quanto riguarda le emissioni di CO2 sono di 120 grammi per chilometro. In questa versione che sto guidando di serie abbiamo anche lo schermo da 7 pollici, è particolarmente importante per vedere il navigatore ma anche come è molto utile per parcheggiare, in quanto vi è anche la retrocamera che è utile in molte situazioni urbane. Tutte queste diavolerie elettroniche, tutti gli accessori di cui vi ho parlato sono disponibili di serie in questa versione ed è disponibile sul mercato ad un prezzo di 22.550 euro. E così, carissimi telespettatori, si conclude anche la giornata di oggi con i nostri due tester per un giorno, Simona e Alberto, che ringrazio personalmente, ma prima di salutarci andiamo a sentire cosa ne pensano di questa vettura dopo un'intera giornata di prove. Simona, partiamo da te. Cosa te ne è parso della Chevrolet Trax? Devo dire che ha soddisfatto tutte le mie aspettative, ho potuto provarla sia in autostrada che sulle strade extraurbane e sono stata molto soddisfatta. La cosa che mi ha colpito di più è l'aspetto tecnologico, perché grazie al sistema MyLink puoi rimanere sempre a contatto con il mondo. E tu invece, Alberto, l'hai testata nella sua versatilità, nella sua anima un pochino più off-road. Cosa ti ha colpito della Trax? Sì, devo dire che Chevrolet ha veramente azzeccato questo prodotto. Infatti riesce ad unire una funzionalità ottimale, si possono caricare attrezzature sportive e quant'altro sia necessario, ad una guida facile, non troppo confortevole, direi proprio adatta a chi è sportivo come me e apprezza l'assetto deciso di questa vettura. Ed ora vedremo tutte le loro opinioni, tutte le qualità di queste vetture che verranno descritte nei loro articoli pubblicati sul mensile Automobilismo e sulla pagina web del quotidiano Il Giornale. Da Monferrato, dalle colline qui intorno all'Astigiano è tutto, io vi ringrazio, ciao, alla prossima!